Stefano Rizzi, premio Valerio Ghin, una vita spesa sul mare, vissuta, ma che non finisce mai di stupirci. Lista Rivierasco di San Giorgio di Nogaro, cosa hai combinato quest'anno e l'anno scorso? Beh, diciamo che il finale del 2013 e l'inizio del 2014 è andato indubbiamente bene perché diciamo che a novembre ho avuto la fortuna e diciamo anche la capacità di vincere il campionato del mondo master di Mota all'Hawaii e quindi è stato un bel chiudere la stagione 2013 e invece inaspettato ma molto voluto è stato l'inizio di questa stagione 2014 a Melbourne, per la precisione a Geelong, che è un paese vicino a Melbourne, vincere il campionato del mondo Majors 24 con il Blue Moon di questo Franco Rossini, l'armatore svizzero storico, che era insomma dal 2001 che aspettava di rivincere il mondiale, quindi siamo felici di avergli dato questa soddisfazione, felici noi l'equipaggio di avere finalmente vinto questo mondiale nuovamente. Quando sei in giro per il mondo a fare tutte queste regate, queste esperienze belle, che cosa ti resta di questa terra, di questa riviera, di queste acque dove sei vissuto e cresciuto bellicamente e nauticamente? Mi resta che ricordo sempre che io qua ho iniziato, qua ho tirato i primi bordi tra la laguna di Marano e di Grado, proprio uscendo da San Giorgio, dal canale dell'Ausacorno, quindi è evidente che devo tutto a quell'inizio lì, ai vari corsetti di vela, alle varie prime regatine. Al fatto che mio papà mi ha costruito la prima barca, al fatto di divertirmi con mio fratello, andare in barca, perché prima di tutto è stato ed è ancora un divertimento, e quindi me lo ricordo sempre, nonostante siano ormai la bellezza di 43 anni che navigo. Non sono pochi, 43 anni, no? No, no, sono E quindi lunghi. dalla Coppa America Luna Rossa più 39, vinta la Louis Vuitton Cup, vinto un giro del mondo a vela per catamarani, i quali si tiene ancora i record. Quale di queste esperienze ti resta più impressa nella memoria? Dico spesso e volentieri che sono tutte esperienze bellissime sicuramente che capitano a pochi fortunati. È evidente che quelle che segnano di più sono quelle più dure, quindi i giri del mondo. Adesso io mi sono rimesso un po' in gioco a una veneranda età che è la mia, che per un atleta, insomma 46-47 anni, comincia a essere molto su queste piccole barche che sono in moto, che sono molto atletiche, sono a vederle veramente solo per giovani, però vedo che comunque riesco a avere buoni risultati e quindi anche questa esperienza mi piace, ma indubbiamente i giri del mondo è la cosa che mi resta di più, la soddisfazione che vorrei nessuno mi togliesse nel curriculum, le altre cose mi pesano meno. E salpato da Marano Lagunare dove vai? Salpato da Marano Lagunare e torno al Lago di Garda perché insomma da domani che è lunedì si ricomincia la routine solita degli allenamenti, di stare attenta col mangiare, col bere, la mia vita è lo sport, la mia vita è il mio lavoro, quindi cerco di essere serio ancora per un po', nonostante sia friulano, quindi dovrei un po' anche buttarmi sul bere e sul mangiare, però devo ancora tenermi un po'. Perfetto, grazie.